Buongiorno di nuovo. Eccoci qua. Adesso prepariamo i tonnarelli con questa verdura qua, i broccoletti selvatici. Li abbiamo già messi a bollire con dell'acqua salata. Ora prepareremo, abbiamo bisogno di una bella padella. Mettiamo l'olio, ce ne vuole un pochino, eh. Poi mettiamo aglio e acciuga, eccoli qua. Ciao Michelle. Mettiamo l'aglio. Un po' di peperoncino, qui ci vuole. Dobbiamo far soffriggere. Mettiamo anche l'acciughina. Ecco. I nostri broccoletti stanno cuocendo. Adesso ne metteremo un po'. Ciao Amy. Buongiorno anche a te. Ok, andiamo a far soffriggere per bene. Andiamo. La nostra cucciarellina, l'aglio, un pochino li passiamo direttamente in padella e un po' li lasciamo in cottura. Mescolare bene, facciamo soffriggere bene la nostra padella, mi dispiace, non capisco l'inglese, mi dispiace, no, non, purtroppo non conosco l'inglese, dopo ti rispondo però, dopo traduco e ti rispondo. Ok, abbiamo rosolato del benino, abbiamo fatto sciogliere bene la nostra acciughina. Ok, ci scansiamo dal fuoco, se no rischio di bruciare. E facciamo soffriggere del benino in padella. Belli, belli rosolati. Facciamo rosolare bene bene. Magari mettiamo anche un pizzichino di sale, poco poco, perché c'è già l'acciuga che è saporita. Ok, prima che la poi metteremo anche del pecorino, quindi mettiamo poco sale. Poi aggiungiamo delle olivette da giasche, piatto molto profumato. Appena appena un pochino d'olio in più, questo piatto ci vuole, questo punto andiamo a scolare, a mettere in cottura la nostra pasta, eccola qua, i nostri tonnarelli. Li mettiamo insieme alla verdura, non l'abbiamo tolta tutta,
al solito, come vengono a galla sono pronti, li facciamo tagliare al dente perché li faremo finire di cuocere in padella, che prenderanno un bel sapore. Facciamo prendere, facciamo di bollire, così facciamo presto presto. Questo è un piatto molto molto saporito e poi è anche un modo per mangiare un po' di verdure, quindi ci va bene oltretutto. Vediamo un po' se è preso il pollo, eccoci, ci siamo quasi. E vabbè, la prossima settimana riprendo a lavorare, quindi ci vedremo di meno. Sarà un po' difficile che ci vediamo due volte al giorno, anche di più. Grazie, sei deliziosa anche tu, quindi ci vedremo molto meno, però spero che ci facciamo compagnia lo stesso, cercherò di essere sempre presente, proporvi qualche ricettina sfiziosa. Bene, ci siamo. Possiamo scolare la nostra pasta insieme alle nostre verdure. Ecco qua. Benissimo. Bene. Ecco qua. Ecco la nostra bella pasta con le nostre verdurine. Mettiamo un po' di acqua della pasta. Riprendiamo cotto anche la verdura. Io vi consiglio per questa preparazione di utilizzare una padella in alluminio. Per saltare la pasta è l'ideale. Però se non ce l'avete, non vi preoccupate, va bene anche la vostra padella che avete in casa. Ecco qui. Vedete? Oh, bella, bella, bella. Manca un pezzettino. Ecco qua. Vediamo. E come abbiamo imparato, a fuoco spento mettiamo il formaggio. Ecco qui, perfetto, benissimo, la nostra pasta è pronta. Adesso la andremo a impiattare. Prendiamo il nostro piatto. L'aglio lo togliamo, togliamo l'aglio, un pochino di formaggio, ecco, ecco qua. La nostra pasta è pronta. Vi ringrazio dell'attenzione e ci vediamo alla prossima ricettina. Un bacio, un abbraccio a tutti quanti e grazie della compagnia che mi fate. A presto!